Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con il secondo episodio della campagna di Day Arbilions, uscita da poco. Allora, siamo pronti a concludere, spero, questa missione e ad affacciarci alla successiva per poi lasciarvi con il sondaggio che troverete in alto a destra sulla i, anche in questo momento, volendo, se già siete decisi di votare verso una cosa o verso l'altra. Per cui, io direi che potremmo ripartire. Io, tra l'altro, il bello è che vi parlavo di un problema di tendinite, io ho la mano per i vari montaggi, eccetera. E ho letto che Day Arbilions era pienamente compatibile anche con il pad su PC. Non lo riesco a far funzionare. Qualcuno sa se c'è modo? Perché mi potreste salvare la vita. Siccome se passa la serie io 60 ore butto la mano. Se qualcuno mi può aiutare, gliene sarei grato per l'eternità. No, 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 no. Difendi. Allora, io direi che potete anche che vabbè, a caccia magari. Qua la situazione è abbastanza tranquilla. Qua abbiamo fatto. Che bella che è la mia cittadina. Allora, 3,52. Carichiamo. Carichiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi ne mettiamo 1, 2, 1. Qua c'entra 2. Ecco. Così. Non c'è più nessuno. Noi potremmo, volendo, trampizzare il nord. Ah, ecco, tre file di mura. È rimasto quest'incubo delle tre fila di mura che se possono fare. Vabbè, allora, tre le lasciamo qua che non si sa mai oggettivamente. Gli altri li mandiamo di qua. Per un attimo ho temuto che finissero sotto al treno tutti e non sarebbe stato affatto bello. Allora, oh, la popolazione è a 4,32, quindi siamo puliti. Quanti so. Adesso c'è da colonizzare la parte ovest. Scusate, est. Ti metti da un'altra parte? Cara unità veterana, ecco, mettiti. Levate di mezzo, vai a difendere per cortesia, ecco. Gli altri. Ok. Siamo al giorno 16. Manca ancora un po', ma. Ok. Dai, dai, dai. Più veloci. Dai, dai, dai. Credo che. Dai, che si livella che è un piacere oggi. Facciamo altri arcieri. Tanto per gradire. Abbiamo diverse unità veterane adesso, per cui. Arrivano. Arrivano a frotte. Io confido che si possa fare una cosa in maniera relativamente tranquilla. Qua c'era un botto di altra roba volendo. Quindi i treni non vengono assaltati per fortuna perché sarebbe stato assai spiacevole.
Abbiamo quasi bonificato l'intera area, dai. Lavoratori, ok. Comunque la... la comunità è praticamente fatta. Siamo al giorno 18, per cui dovremmo anche finire con largo anticipo rispetto al limite di 30. Forza, forza. Che abbiamo quasi fatto, su. Quanti ce ne stanno poi? Dovremmo variare un po' le tattiche canoniche, perché qua, a differenza delle varie mappe fatte in passato, non è questione di proteggersi da, ma andare a stanare. Quindi gioco forza, la strategia offensiva deve cambiare un po', la strategia generale deve cambiare un po', perché dobbiamo sia difenderci, che sicuramente qualcosa di più convenzionale ci sarà, però secondo me tante missioni saranno incentrate sul sul difendersi e sul dover andare a stanare noi il nemico per liberare le zone. Quindi cambieranno parecchio i ritmi, secondo me. Dai, dai, dai. Poi non ci sono sindaci, tra l'altro. Oh, porca miseria. Arrivano da nord. Si stava per l'appunto parlando. Tra 20 ore, vabbè. Dai, 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 dai. Ripuliamo, 18 ore. Io mi auguro che il nord intendano qua dove abbiamo già il presidio, perché... Tredici ore. Dai, 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 dai. Undici ore. Nove ore. A cinque li mobilito. Ma quanti so... Ma comunque è folle che io mi sia dovuto fare tutto il livello con i ranger, eh. Sei ore. 5 ore, via. Riportiamo tutti dentro. Allora, lo mettiamo un po' qua. Io rimarrei qui, ma semplicemente perché non vorrei che mi facesse lo scherzo. No, ok. Via, 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 via. Allora, teniamo. Puntare. Quanti saranno? Discreto numero. Non so, pochissimi, eh. Neanche tantissimi, ma... Oh, porca miseria. Scendere, 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 scendere. Calma, allora, un attimo. La situazione è un attimo sfuggita di mano, per cui me la facevo più facile, dico la verità. Doppio muro. Ma che vuol dire risorse sufficienti? Amatto! Vabbè. Sono 250 segherie. Aia. Aia, sono passati dentro.
A nord. Proteggere, proteggere, proteggere. Me la facevo più facile, vi dico la verità. Arretrare. Allora, non me l'aspettavo per niente, vi dico la verità. Non possiamo cedere troppo spazio. Panico, panico, dentro, dentro, l'ultimo muro. Abbiamo perso tutto il quartiere nord. Oh santo cielo benedetto. Il quartiere sud è a rischio. Il quartiere sud è a rischio. Ma quanti so? Sta per cedere pure questo. Io non ci posso credere. Allora, calma un attimo. E non ci agitiamo. Non ci agitiamo, non ci agitiamo. Dai, 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 dai. Dovrete finire prima o poi, no? So, conigli? Ai, 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 no, 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 no. No, 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 no. Santo cielo. Riviamo seduto. Allora, leva tutto qua. Allora, ah, abbiamo vinto. Punteggio finale 90. Vabbè. Sì, non è proprio quello che mi immaginavo. Volevo chiudere in maniera un pochino più appagante, completa. No, vabbè. È andata. Primo livello concluso con una fatica immonda. Allora, posso sbloccare qualcosa di grazia? Laboratorio di ricerca. Puoi spendere i punti di ricerca per acquistare miglioramenti tecnologici da usare nelle tue colonie. Per muoverti lungo l'albero dei miglioramenti puoi spostare il mouse. Vabbè, insomma, ci posso arrivare. Dunque, tecnologia del vapore. Cuscinetti e pulegge. Capanno da pesca, generazione cibo più 20. Quanto mi costa? 100. Io ho 170. Fucile d'assalto, 140. Mercenari. Unità extra all'inizio della missione. Difese multipiano. Centro di comando, stoccaggio di più 20. Centro di comando, profitto oro più 40. Io farei i fucilieri, vi dico la verità. In questo momento mi sembra la cosa migliore che si possa fare. Bene. I punti impero? No, 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 no. E guarda la roba. No, vabbè, ragazzi. Mamma mia, quanto è grosso l'albero della... Hai capito? Vabbè, tanto ci siamo messi i fucilieri, che se avessimo avuto due fucilieri avremmo svoltato l'altra volta. Dunque, le caratteristiche dell'eroe. Quando hai i punti disponibili puoi migliorare le sue capacità nel pannello dei miglioramenti. Puoi annullare l'acquisizione di un nuovo miglioramento durante questa sessione. In caso, vabbè, com'è il discorso di prima. Dunque, ma poi lui dov'era in tutto ciò prima? Livello 1, talenti disponibili 0. È una cosa che faremo poi. Allora, l'ultimo bunker.
i pascoli del cacciatore o l'incrocio. L'ultimo bunker? Questo bunker deve essere stato una delle ultime fortezze a cadere, anche se è piccolo non fidarti, perché tempo fa abbiamo mandato due soldati a svelare i suoi segreti e non hanno fatto mai ritorno. L'eroe deve sopravvivere. Ecco! Quindi questo è con l'eroe. Facciamone uno con lui. Così almeno ci rendiamo conto anche di questa caratteristica. Che io, ai tempi di Command & Conquer, ma anche di Age of Empires, adoravo le missioni con l'eroe. Che erano un po' insolite, un po' diverse dal solito. Oh! Le missioni tattiche avvengono in antiche fortezze, costruite centinaia di anni fa e poi abbandonate. Userai il tuo eroe per esplorarle al fine di recuperare tecnologie e oggetti di valore provenienti da quell'era. L'eroe deve completare la missione e uscire vivo dalla fortezza. La missione fallisce se l'eroe muore. Non puoi lasciare la fortezza finché non hai completato la missione. Vabbè. Allora. Vabbè. L'eroe o qualsiasi altra unità possono aprire le porte interagendo con esse tramite il bottone destro del mouse. Queste vecchie porte, una volta aperte, non possono più essere richiuse. Fai attenzione quando le apri perché metterai in allarme qualsiasi potenziale nemico nella stanza o corridoio successivi. Ah, ecco. È stato dichiarato un allarme rosso a causa di una massiccia infezione. Ok. Durante l'esplorazione troverai oggetti interessanti come documenti, manuali, antichi artefatti preziosi che raccogliendoli ti ricompenseranno con punti di ricerca e impero. Sposta il cursore del mouse sopra diversi oggetti che trovi, se l'oggetto si illumina il cursore cambia, vuol dire che l'oggetto è prezioso e può essere raccolto. La quantità totale di punti di ricerca e impero disponibili nella fortezza sono mostrati nell'angolo inferiore destro dell'interfaccia, cioè qui. Anche se puoi lasciare la fortezza senza aver trovato tutti gli oggetti è sempre consigliabile raccogliere, vabbè, è ovvio. Attenzione, sono state collocate trappole per Toby. No problem. This is for the Empire. What do we have here? Quindi diciamo che incoraggiano a good quality. Cercare il più possibile. Tipo qua c'è. Basta. All right. Perfect. Anything more? It shines. E basta. Caro Celus, o Caelus, come direbbero alcuni. Aia. Attenzione, rilevato contagio, sono stati utilizzati esplosivi per contenerlo. Non entrare per nessun motivo. Aia. Oggetti utili, durante le missioni puoi trovare molti oggetti e strutture nella fortezza, come barriere o barriere esplosive, che puoi usare per conseguire un vantaggio tattico e proseguire la missione. Esplorare e interagisci con tutti gli elementi dello scenario per sperimentare diverse tattiche e avanzare nella missione. Soldati amici o nemici? Durante le missioni potresti trovare unità alleate che si uniranno a te quando l'eroe si avvicina a loro. Ah, ecco. Salve ragazzi. Non sicuro, ma facciamolo.
Let's go. Let's go. Yes. Ma volevo sparare, porca miseria, sveglioni. Sfruttare le barriere, sfruttare le barriere. Ok. Visto che ci sta. Ok. Così. Allora, il medikit non serve. Per ora ce lo teniamo in canna. Come on, gli infetti sono aspettando. For the humans. Yes? Great value, no doubt. Any orders? Rilevato contagio, sono stati utilizzati esplosivi per contenerlo, vabbè. Just tell me. Dai. Proteggere i compagni. Sì. Ok. Dai. Persone infette potranno provenire dall'esterno della fortezza attraverso mura crollate e buchi nel pavimento. Quando sentono l'attività umana, gli infetti continuano a comparire da questi luoghi. Non cercare di ucciderli tutti perché non smetteranno di arrivare. Ah, ecco, allontanati il più possibile. Continua a sperare la fortezza. Resta lontano da loro per evitare di attrarre altri infetti. Ho capito. Ok. Raccogliamo quello che c'è da raccogliere e ce ne andiamo. Signori. Agelus, di qua. Raccogli tu. Looks worth taking. Qui niente. Allora. Is everything okay? Qua niente. Come on. All right. I will kill. Celos, assistenza tecnica. Dai. Ma so che c'ha un cannone al posto
dell'arma. For the humans. For the humans. What? Wonderful. Ah, li cura tutti, ok. Quindi c'è altro? Sì, ma mi mancano 100... No, 20 punti mancano. Dove... Sembra di aver controllato tutto, eppure... Qualcosa sembra ancora mancare. Dove diavolo starà? Valla a capire. Vabbè. Via. Eccolo. L'ho sgamato. Fast and silent. What? This is nice. No. Ecco l'ultimo. Celos. Scia la miseria. Ok, abbiamo fatto tutto. Fuga. Via, via, via. Ok. Tutto completato. Miracolo proprio. Era sempliciotta come missione, però carino. Insomma, un approccio diverso a quello che è stato sempre. È sempre stato dei Arbilions. Via, via. Ok. Tutto quello che si doveva prendere l'abbiamo preso, per cui questo ci dà modo ma nuove sconfitte de che? Non ho mai fallito qua. Perché sconfitte? Non ho mai perso. Vabbè. Dunque io farei questo sul centro di comando. E capanno da caccia che mi fa il 20% in più di cibo. Ecco. Mi sembra un buon modo per partire. Ok. Ora le megalopoli ospitano il 99% della popolazione mondiale. Dato che la crescente popolazione mondiale ha superato gli 80 miliardi di persone, la tecnologia moderna ci ha permesso di dare vita a delle mega metropoli. Uno studio recente condotto dall'Istituto Urbano di Mega York indica che i cittadini si sentono più al sicuro e più soddisfatti vivendo in grandi comunità. Attilia Ernak, esperto di antropologia e comportamento umano, prosegue dicendo: mai nella storia della civiltà umana c'è stata una epoca prosperosa come quella odierna. Egli attribuisce due fattori al vertiginoso afflusso verso la vita urbana. Primo, gli sviluppi tecnologici hanno aumentato la sicurezza personale dei residenti. Secondo, vivere in città, in particolare nel centro, sopperisce in abbondanza a tutte le necessità vitali di base: cibo, acqua e riparo. Carino pure questa cosa dei giornali. Allora, mira. Salute, velocità di attacco o velocità? Velocità d'attacco. Mi è sembrata una cosa un po' più necessaria. E signori, è il momento. Tocca a voi. Per cui, fatemi sapere. Sondaggio in alto a destra. Votate, ricordatevi che per quanto riguarda le serie tocca arrivare a 500. Sì, per cui ragionate di conseguenza. E che dire? A me piace, insomma, lo sapete. Poi se mi svoltate la cosa del pad e mi date un modo di fare anche quello, io rinasco anche a livello di mano, per cui ve ne sarei veramente molto molto grato. Per il resto, niente ragazzi, io mando un abbraccione a tutti, fatemi sapere, buon Day Arbilions e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.